Ho letto un commento sotto un post, ragazzi. Djokovic oggi ha assaporato quello che ha fatto provare ai suoi avversari praticamente per tanti tanti anni, no? Oggi ha avuto come avversario il Djokovic di anni fa, quello che era forte praticamente in tutto, forte atleticamente, forte nei fondamentali, che tirava fuori magari anche, no, i conigli dal cilindro. Fortissimo a livello mentale, lo è ancora oggi, ma ovviamente è un po' in calo Djokovic, e oggi ha assaporato letteralmente quello che faceva assaporare lui ai suoi avversari nel corso degli anni. Mamma mia, Sinner! Sinner vince, ovviamente, se non si fosse capito, ma penso l'abbiate vista la partita, insomma, se state guardando questo video, o magari no, e quindi ve la riassumo io. Ragazzi, una macchina, Djokovic resiste praticamente per un set e uno, due game, diciamo così. Poi c'è un calo abbastanza drastico nel secondo set, un primo set molto bene, cioè in cui fa comunque molto bene Nole a partire dal servizio. Il servizio è stato fondamentale per tenersi a galla perché vari turni di servizio sono andati via molto agevolmente. Anche se Djokovic si trova bene comunque, no? Lo sappiamo negli scambi lunghi, oggi doveva fare un po' il contrario, ossia accorciarli, e quindi ci riesce nel primo set e tutto bene da quel punto di vista. Il problema è che anche Sinner fa molto bene al servizio, forse come percentuali, no? Meno, cioè leggermente meglio con le prime in campo, con l'incisività. Ci sono stati. Djokovic fa sicuramente più punti nel primo set sui servizi di Jannik. Però anche Sinner molto solido e poi tiebreak giocato molto molto bene da parte di Jannik, due errori da parte di Djokovic che a quei livelli sono dettagli, ma i dettagli li paghi contro soprattutto un giocatore come Jannik, e il secondo set cala Djokovic, Jannik se vogliamo sale sia di percentuale che anche di colpi, poi ovviamente trova più vincenti eccetera. 6-3, parla abbastanza chiaro il punteggio del secondo set. Aumentano anche un po' gli errori di Nole, che praticamente in questo match, se vogliamo, fa più errori in generale rispetto a quelli che aveva fatto Machak. Almeno così ha sensazione. Poi magari va a vedere le statistiche e non è vero, però ha sensazione e in proporzione, vista la caratura dei due giocatori, degli ultimi due avversari di Sinner. Cioè, sbaglia troppo Djokovic, anche rispetto a quello che poteva sbagliare appunto Machak, visto il suo livello. Però l'importante è che abbia vinto Jannik, l'importante è che Jannik su 8 finali raggiunti in questa stagione ne abbia vinte 7, ne ha persa uno contro Alcaraz a Pechino qualche giorno fa per un pelo. Jannik ha più di 10.000 punti, sicuramente ha recuperato. Qualcuno, visto qualche commento, qualcuno era, non dico preoccupato, ma faceva notare il fatto che comunque aveva perso dei punti, non riconfermandosi a Pechino. Jannik, poi si dice, no, credo che sia così, che salterà comunque Vienna, che ha vinto lo scorso anno, quindi perderà dei punti lì. Però li ha riguadagnati praticamente vincendo il Master 1000 di Shanghai, nel quale lo scorso anno era uscito agli ottavi contro Shelton. Quindi, che cosa gli vogliamo dire a Sinner? Veramente grande, 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 bravo. E non esultiamo quasi più alle sue vittorie, per le sue vittorie. Cioè, rendiamoci conto cioè, di che normalità stiamo vivendo? Fino a qualche tempo fa era impossibile quasi solo vincere un Master 1000. Cioè, ora questo ne ha vinti 4 in carriera, 3 quest'anno, ha vinto 7 tornei in stagione, di cui appunto 3 Master 1000 e 2 Slam. E sta diventando la normalità. Però attenzione a non abituarci troppo a questo. Gioiamo comunque. Coccoliamolo Sinner da questo punto di vista, cioè non voglio vedere quelli che alla prima sconfitta magari buttano merda addosso, queste robe qua. Poi vabbè, tralasciamo quegli haters, comunque i troll, quelli nemmeno li vorrei considerare. Quindi non abituiamoci troppo, gioiamo perché Sinner è veramente prezioso per noi, per il tennis italiano e per tutto quello che ci sta facendo vivere. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente.
qualche commento, no, sulla partita, ma ripeto, molto solido Sinner, anche al servizio, appunto, no? Anche nel primo set, nel quale comunque la percentuale è stata più bassa rispetto a quella del secondo set, proprio come efficacia, prime palle in campo, eccetera. Però comunque basta per portarsi a casa i game, perché? Perché magari tira fuori l'ace, in questo torneo l'ho fatto vedere più volte, ritirarsi su proprio con il servizio da situazioni di difficoltà. Tira fuori lei, si tira fuori comunque il servizio vincente. Era in una situazione 0-30 nel primo set ed eravamo in situazioni di parità, quindi poteva prendere il break Djokovic e poteva essere anche decisivo ai fini del poteva essere decisivo ai fini del set. Ebbene, come abbiamo visto fare più volte, da 0-30 tira fuori 4 punti pazzeschi, Sinner, tutti vinti con il servizio. Queste sono cose che fanno solo i grossi campioni, ecco, Djokovic, Nadal, Federer, Sinner, ci metto dentro anche Alcaraz attualmente, insomma i più grandi, questo è, cioè, non si scappa. Quindi primo set, bene Jannik da quel punto di vista, Djokovic molto bene perché accorcia gli scambi, ripeto, molto bene al servizio, riesce a far muovere anche abbastanza Sinner, un Sinner che a un certo punto credo abbia avuto anche un problema di giramento di testa, credo si sia girato verso l'angolo e abbia chiesto l'acqua per quel motivo lì, non sono sicuro, però almeno anche Bertolucci in telecronaca così ha voluto dire. E quindi vabbè, comunque però una situazione, no, di parità, perché ripeto, anche Sinner stava facendo molto bene. Però Djokovic aveva approcciato veramente, veramente bene al match e veramente gioca un gran primo set. Non è stato un gran tie-break. Perché? Perché i dettagli li paghi cari. Una volée sbagliata, una risposta, se vogliamo sì, larga, però comunque l'approccio che ha avuto Sinner subito a strappare il primo mini-break nel corso del primo punto a Djokovic. Gioca un tennis praticamente perfetto in quel tie-break. Non è la prima volta che glielo vediamo fare a Jannik, non è la prima volta, gli ultimi due tiebreak di fila li aveva persi, quello in finale a Pechino contro Alcaraz e poi all'inizio di questo torneo comunque contro Echeverri, se non ricordo male, però ora ne ha vinto uno, insomma, che anch'esso molto molto importante ai fini dello svolgimento della partita. Quando Sinner serve magari, no, sul dritto di Djokovic è meglio che servirgli ovviamente sul rovescio o comunque quando cambia dalla parte del dritto, quindi dalla parte destra di Djokovic, Nole soffre di più, l'abbiamo visto affossare qualche dritto, non essere comunque incisivo. Sulla diagonale di rovescio invece comunque Djokovic ha fatto vedere anche nel primo set soprattutto, ripeto, delle cose veramente ottime, soprattutto un rovescio, una staffilata veramente pazzesca, ma sono colpi che ovviamente li conosciamo praticamente a memoria, colpo, movimento molto ampio, perfetto, insomma, veramente, veramente bene. E quindi poi si giunge a questo tiebreak e succede quello che succede, 7-6. Il secondo set, posso dirvi che non mi aspettavo o meglio, un calo te lo potresti anche aspettare da parte di Djokovic, perché soprattutto al servizio il primo set è stato praticamente perfetto. Ma mi aspettavo un calo meno drastico, perché comunque oltre alla percentuale di prime in campo che latitava dall'inizio del secondo set in poi fino alla fine del match, ha cominciato a tirar fuori anche degli errori che un po' non da lui, no? Sparsi qua e là, soprattutto nel finale di partita, un rovescio e un dritto veramente che sono decollati. Lì un po' si era anche un po' disunito, insomma, ma comincia a mancare anche un po' di lucidità. Ha comunque 37 anni, ragazzi. Sinner ne ha 23, 24, no, no, comunque 23, sì. Quindi, insomma, è la differenza d'età, per quanto possa essere in forma comunque Nole, ma un po' fa anche a livello proprio di lucidità. E Jannik invece sale, ripeto, con il livello al servizio, livello di prime, cioè percentuale di prime in campo, incisività. Colpi riesce a cambiare anche un paio di volte lungo linea con il rovescio, veramente molto molto belli quei cambi. Riesce a far male anche con il dritto nel momento in cui strappa il break, poi praticamente Djokovic non ha più possibilità di rientrare. Cioè, ci sono stati un paio di punti in cui si poteva pensare che potesse magari provare ad insidiare Sinner, ma effettivamente nulla di fatto. Cioè, Sinner strappa il break ed è finita la partita. 6-3, tutti a casa. Complimenti comunque a Nole per il torneo che ha giocato. Complimenti ovviamente a Sinner.
E quindi che dire, ora ci sarà questa esibizione, oltre ai vari tornei, no, ATP e WTA nella settimana che verranno. Tra l'altro si sta giocando la finale proprio in questo momento del WTA 1000 di Wuhan, era in vantaggio nel momento in cui avevo controllato il risultato Sabalenka, un 7-0, ed erano poi 5 pari al secondo, magari, anzi quasi sicuramente, a meno che non vinca il secondo set Zheng, nel momento in cui uscirà questo video il match sarà finito. E che dire, stavo dicendo, sì, vabbè, vari tornei ATP, insomma, Stoccolma, Almaty, se non erro, Anversa forse, credo, sì, WTA poi di Ningbo, sempre in Cina, di Osaka in Giappone, però c'è questa esibizione, no, che ha fatto discutere molti, no, sul fatto, esibizione. Si accetta per soldi, eccetera, e basta. E per che cosa devi accettare? Non è una, cioè, non è un torneo del circuito ATP. Mettono in palio gli arabi, 6 milioni. Io vorrei trovarmi nella loro posizione e dire: come fai a rifiutare se ti chiamano? Ovviamente i partecipanti a questa esibizione, che poi, visto il premio che c'è, insomma, non perché manchino i soldi a questi giocatori, però. Cavolo, cioè 6 milioni per un torneo è praticamente il doppio rispetto agli Slam, a quello che vincono prendendo, quello che vincono vincendo, quello che prendono vincendo uno Slam e giocando al massimo 3 partite, però con la differenza che qui devi giocare al massimo 3 partite in Arabia. Cioè, Djokovic e Nadal partono dalle semifinali, partono un po' più avvantaggiati, diciamo così. Gli altri invece giocano un match preliminare, quindi i vari Sinner, Alcaraz, Medvedev e Rune. Ora non ricordo gli accoppiamenti, sinceramente, però ci penseremo più là. E io inizialmente non ero molto propenso a guardare questo torneo di esibizione, però non ricordavo il fatto che avrebbe partecipato Nadal. E con il fatto che ha annunciato il ritiro Nadal, quindi innanzitutto. Grazie Rafa per tutto quello che hai fatto, ma io l'ho sempre detto nei video che ho fatto sul tennis, amo tutti e tre i Big Three, appunto, Djokovic, Nadal, Federer, perché hanno dato tutto al tennis e li abbiamo vissuti tutti nella stessa epoca, cioè hanno giocato tutti nella stessa epoca, 20 slam minimo ciascuno, 20, ma di che cosa stiamo parlando? Veramente abbiamo potuto assistere a un qualcosa di clamoroso, quindi. Grazie, grazie Rafa, e quindi sono spinto a vederlo, no? In questa esibizione. E che dire, interessa maggiormente appunto ai giocatori in questione, perché ripeto, il premio è quello che è. Tra l'altro ci sarà 1,5 milioni di ingaggio proprio solo per la partecipazione, e quindi che dire, buona fortuna a loro. Poi, se vogliamo vederla proprio dal punto di vista economico, diciamo, servirebbero maggiormente i 6 milioni a chi? Ad un Rune o al massimo ad un Medvedev, perché gli altri 4, Sinner, insomma, sta. Ma ok, servono a tutti, ripeto, torno a ripetere, però se dobbiamo proprio andare ad analizzare, magari ad un Rune servirebbero molto di più, ma non perché stiamo morendo di fame, ma anche proprio per dovesse vincere un torneo del genere, comunque con tutti questi big. Gli darebbe anche molto, molto morale. Stessa cosa anche da questo punto di vista per quanto riguarda Medvedev. Agli altri tutto ciò non serve, il morale, eccetera. Insomma, vabbè, non serve che lo spiego. Quindi questo è. Fatemi sapere se voi guarderete questo torneo, comunque se seguirete anche gli altri tornei, insomma, della ATP, WTA della settimana. Grande ancora Yannick, se mi sono dimenticato qualcosa lo aggiungerò ovviamente come sempre nei commenti del video. E che dire, alla prossima ragazzi, forza azzurri, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete mi piace, al prossimo video.